Salve a tutti ragazzi e bentornati a Scary Games. Oggi torneremo indietro di ben 20 anni, esattamente il 1995, quando un nuovo gioco horror è pronto a sconvolgere. Un perfetto mix di horror adventure, fuso alla perfezione con un puzzle game ad enigmi, condito da una storia davvero da brividi. Il gioco in questione non è altro che D. D è un gioco sviluppato dalla Warp e distribuito come publisher dalla Acclaim, famosa per Mortal Kombat. Il titolo venne realizzato su diverse piattaforme, in primis Sony PlayStation, per poi essere anche realizzato su Sega Saturn, 3DO e, dulcis in fundo, anche in versione MS-DOS per PC. La cosa più interessante di D è che ci metteva davanti davvero un incubo forte, molto concreto, dove per risolvere gli enigmi dovevamo davvero fare forza sulle nostre sinapsi e concentrarci molto sulla storia, oltre che eravamo anche attratti dall'aspetto visivo, poiché tutto il titolo era realizzato completamente in CGI, quindi in computer grafica, seguita appunto da già piccoli full motion video che correlavano l'intera storia. Quindi un gioco dove non interpretavamo, tra virgolette, un personaggio quasi fisico in 3D, ma bensì eravamo artefici delle sue mosse come se fossimo all'interno di un film interattivo. Un titolo horror capace di farci balzare sulla sedia e tenerci incollati per una trama davvero fitta e talmente misteriosa da sconvolgere veramente in maniera abissale anche per i suoi contenuti di alta violenza. Ma adesso, trama. Tutto inizia quando Laura Harris viene contattata dalla polizia per uno strano caso di un massacro all'interno dell'ospedale dove lavora suo padre. Giunta in ospedale, troverà un massacro davvero raccapricciante, corpi sparsi ovunque, massacrati, trillati di colpi. Ma il padre sembra essere scomparso. I ricordi sbiaditi della tragica morte della madre ogni tanto sembrano riaffiorare sotto forma di allucinazioni. Allucinazioni visive e auditive che gli stanno a indicare qualcosa che sta per accadere, dove lei dovrà stare molto molto attenta. Mentre deciderà di ritrovare suo padre, intorno a lei tutto sembra cambiare, come se fossimo all'interno di qualcosa di parallelo, un qualcosa che non sembra appartenere alla sua dimensione. Come further and your world will be closed off from you. Laura, I'm... Questo è D, un gioco davvero molto interessante, capace di farci entrare in qualcosa di particolare, appunto, una dimensione particolare. Ovviamente il titolo è realizzato completamente in computer grafica, in 3D, contenuta all'interno di anche full motion video, poiché il gioco è realizzato completamente in sequenze, in quick time event ed enigmi molto particolari, sicuramente molto difficili, poiché tutto sta nella nostra concentrazione. E interessante è che lo svolgimento dei fatti è completamente random, nel senso che noi modificheremo la storia arrivando a dei finali che sono multipli, non è un finale unico, ma diversi, tra cui i classici bad finals e good finals. Quindi tu sta è andare avanti la trama cercando di carpire il meglio il messaggio che man mano verrà dato da questa voce che cercherà di portare Laura verso la giusta direzione. Tecnicamente ci troviamo davanti a un titolo molto molto funzionale per l'epoca, poiché era anche un discorso molto innovativo vedere un gioco dove realmente era, possiamo definirlo quasi un Heavy Rain del passato, ma è anche vero che aveva delle sue limitazioni, che però non andavano a intaccare il titolo in sé per sé, anzi lo rendono diverso dal consueto. E il bello è che era anche molto molto difficile, quindi un gioco dove dovevamo metterci lì e pensare molto, e soprattutto la parte più difficile è quella inerente al fatto che non potevamo salvare, nel senso momenti neanche pausa, anzi forse neanche pausa dovevamo mettere nel gioco, quindi era un tour de force continuo, quindi iniziavamo a giocare e dovevamo portarlo a termine, per poi sì, appunto, morivamo, riniziava tutto quanto da capo. Il che, sì, potrebbe essere visto come una parte negativa,
ma in realtà in questo titolo non lo era, perché arricchiva il gioco ancora di una grande motivazione, quindi una longevità senza pari, perché oltre ai finali multipli c'è questa voglia di scoprire la verità, che poi era tutta una variabile, il che era eccitante secondo me. La parte sonora, mamma mia, fantastica, un'ansia senza pari, realizzata da Kenji Eno, era veramente qualcosa di che ti entrava dentro, ti metteva paura, attimo per attimo saliva questa angoscia, quindi ogni situazione era veramente Arcadio Parma, però quanto era bella ragazzi, quanto era bella, funzionava a perfezione e ci... Diciamo, eravamo quasi masochisti a stare lì fermi e cercare di andare appresso alla trama con questa musica di sottofondo, oltre ai effetti sonori spettacolari, che incalzava attimo per attimo. Insomma, un'opera d'arte, a mio avviso. Il gioco fu accolto a meraviglia dalla critica. Appunto, nel 95, quando uscì il titolo, quando uscì il CD, le varie riviste ne parlarono molto molto bene, perché comunque il titolo si differenziava dal concept comune di gioco, soprattutto in questo ambito che era l'horror, e riusciva nel suo intento. Molti dissero che D era qualcosa di rappresentativo, qualcosa di diverso e bello, ma soprattutto un gioco che sapeva arrivare dentro lo spettatore, un horror che spaventava come un film, però dove noi eravamo veramente i protagonisti, il che portò a diversi redattori a dire che D era l'horror di riferimento di quel periodo. Parlando delle versioni, appunto, PlayStation era sicuramente una delle più belle, anzi forse la migliore per quanto riguarda il discorso dell'aspetto visivo, come pulizia visiva, come pulizia grafica, full motion molto molto buoni, era composto su tre dischi, tre CD, e faceva il suo lavoro. La versione Saturn forse era quella un po' più grezza, anch'essa ben realizzata, ma peccava molto nei full motion video, mentre invece quella 3DO forse era quella che vantava di qualcosa di particolarmente innovativo, perché aveva delle parti aggiunte al gioco, infatti uscì in Director's Cut, e aveva dei caricamenti molto molto più rapidi, il che era molto più appetibile per chi aveva quella console, il che tre versioni da urlo. L'anno successivo uscì la versione MS-DOS per PC, che non aveva nulla di più rispetto alle altre versioni ed era insomma fedele a quella PlayStation e a quella 3DO. Senza ombra di dubbio un gran gioco. Sicuramente D è un gioco che viene ricordato da tantissime persone che amano l'horror, soprattutto che hanno giocato in quegli anni, perché fu un gioco veramente rivoluzionario che cambiò le carte in tavola dell'horror gaming su console. È un gioco amato, è anche un gioco piuttosto odiato, tra virgolette, perché, come ho detto, non ci metteva nei panni un personaggio fisico da muovere, ma bensì era quasi un film interattivo dove noi gestiamo le scelte attraverso dei comandi. Però, ragazzi, se amate l'adventure game ricchi di enigmi, con quesiti complicati a risolvere, appunto quelli proprio da strizza cervello, di fa per voi, perché ci mette dura prova, ma ci porta anche in un incubo dove una storia così ben realizzata all'epoca non è che ne trovavamo così tante in giro, quindi ecco. Però anche oggi fa la sua, veramente la sua porca figura, di conseguenza cercatelo, e davvero ragazzi, sono sicuro che questo gioco vi piacerà da morire, perché è veramente un horror game con l'H non maiuscola di più, quindi reperitelo. Laura, go back. Detto ciò ragazzi, vi rimando alla prossima puntata di Scary Games, altro gioco, altra corsa, però adesso cercate questo titolo perché ragazzi veramente vale la pena, quindi alla prossima.